Parliamo con Andrea Chiappella della vittoria della Giana. Allora Andre, un'altra partita solida, concreta di una ottima Giana. Sì, sì, solida, concreta, secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove potevamo probabilmente fare qualcosa in più rispetto all'1-0 con cui è terminato. Siamo stati poco lucidi forse negli ultimi 30 metri, abbiamo avuto tante situazioni di uno contro uno in area, cross, dove non siamo arrivati poi a chiudere l'azione, però bene. Secondo tempo altrettanto bene, abbiamo dimostrato un'ottima solidità, capacità di ripartire, quindi faccio complimenti anche ai ragazzi, soprattutto anche quelli giovani in difesa, perché abbiamo avuto davanti un avversario di primissimo livello. Comunque davanti al reparto offensivo loro lo ritengo uno di prima fascia, e quindi abbiamo concesso davvero poco nulla. Giochi con due ragazzi giovani in difesa, due under, insomma non è da tutti, in genere in difesa si fanno giocatori esperti, tu no? Sì, siamo convinti di questo. In tante partite durante questa stagione hanno giocato due giovani e due ragazzi giovani, per non dire quasi sempre, e quindi, ma le risposte sono sempre positive, sono ragazzi validi, chiunque giochi, perché poi sono anche ruotati, no? All'interno di questi due giovani, e non sempre gli stessi hanno giocato, e questo è ancora un altro fattore importante. Però le risposte, come detto prima, ho fatto i complimenti, perché davvero dimostrano una crescita costante giorno dopo giorno. E insomma, poi davanti c'è Fal, che insomma forse addirittura sta avendo un rendimento nettamente superiore alle attese, così come la Giana, insomma. Mi è sembrato, insomma, nelle occasioni del rigore del gol andare a velocità doppia degli avversari. Ma Falla ha queste caratteristiche, è un giocatore davvero per noi importantissimo, e sono contento per lui anche perché è un ragazzo generoso, comunque si dà da fare tanto per la squadra, e quindi sono contento che è stato premiato con una prestazione, con due gol, e a noi ci dà una grossa mano, perché comunque la squadra produce e lui in questo momento sta finalizzando, lui come perna, quindi andiamo avanti, ecco. L'ultima sulla classifica, secondo me la Giana è la vera sorpresa di questo girone, ma per le dimensioni del vantaggio, credo che nessuno si aspettasse che dominava il campionato in questo modo. Assolutamente, sono d'accordo, ma soprattutto, come hai detto tu, in relazione al girone e in relazione alla forza degli avversari, perché come ci siamo sempre detti, ci sono altrettante 5, 6, 7 squadre che potenzialmente hanno allestito una rosa per fare un campionato di vertice, e quindi questo rafforza ulteriormente la stagione che stanno facendo questi ragazzi, però dobbiamo andare avanti con lo spirito e con quelle che poi sono i punti di forza che ci hanno portato fin qui, quindi una grande umiltà, un grande entusiasmo, e quindi perché è ancora lunghissima.